È un buon, al momento 60-70% per me. Nei particolari si può risalire nel generale. Sì. Secondo me non piace. Perché? Perché l'apparenza inganna. Cioè, non secondo me, cioè io sono, cioè io la penso diversamente, perché secondo me ognuno di noi può apparire tutt'altro. Cioè, magari se senti alcune persone ti diranno di me che magari sono uno che pensa solo a divertirsi, pensa solo a quello. Invece tantissime, cioè, o perlomeno tutte le persone che realmente mi conoscono ti diranno il contrario. Quindi, cioè, magari è normale che tu l'apparenza alcune volte fa brutti scherzi, no? Si dice, perché non ti aspetteresti mai che magari una che tu pensi che magari, che ne so, è brava, magari, che ne so, la conoscendola capisci che non è realmente così. Quindi secondo me no, la penso diversamente da lui. Cioè non c'è un, non lo capisci, diciamo, dall'aspetto o da qualcosa in particolare. Per me, per una persona devi conoscere prima di giudicarla, perché prima di tutto penso come la gente potrebbe pensare di me. Quindi ti dico, prima conoscilo, poi giudicalo. Io invece penso di sì, motivando, insomma, la mia risposta è perché magari dai particolari, da un piccolo gesto puoi capire se quella persona, vabbè, rispecchia principalmente i miei canoni, insomma, non parlo solo a livello femminile, anche a livello appunto di amicizia. Sì, no, secondo me invece dal particolare, dai gesti, dai movimenti di una persona, un minimo posso capire. Sai anche perché ti dico questo? Perché io dico sempre, cioè, chi nasce tondo non morirà mai quadrato. E quindi, cioè, uno può anche farti cercare di capire che lui è tutt'altro. Però tanto se lui o lei, cioè, in generale, è una persona che comunque si comporta così, cioè, puoi anche far cercare di capire che non è realmente così, ma poi conoscendola, chi nasce tondo, quadrato. E lo sai qual è il bello? È che chi nasce tondo, secondo me, non piace neanche diventare quadrato, capito? Quindi dall'illusione di, ma in realtà resta tondo. Ah. Credete no, nell'indole delle persone? Tornando in qualche modo a quello che stai dicendo te, nasci in un modo e comunque sia non puoi morire diversamente. E nell'indole, credo, di una persona, credo che in qualche modo si rispecchi questa cosa, nel senso, se una persona nasce con dei presupposti, insomma, secondo me non cioè, nel senso, io sono del parere che se uno è così è perché comunque realmente vuole essere così. Nel bene o nel male, secondo me non cambierà mai. Cioè, non, e secondo me non vuole neanche cambiare. Cioè, se uno è così, punto. Cioè, buono ci si nasce, non ci si diventa, e viceversa. È bene esserci con la testa di fronte a una bellezza. Una bellezza con la B maiuscola. Ma tu parli di bellezza? Bellezza femminile. Senso, conosci una ragazza che è particolarmente bella. Ah, starci con la testa intendi proprio metterci un po' di razionalità e non farsi diciamo incantare dalla sua bellezza. Sì. No, io penso che la testa, se sei attratto dalla bellezza, se ti piace la bellezza te la vivi in tutto e per tutto, quindi anche con il rischio e i pericoli che ci sono durante il percorso e dopo. Anche perché io penso che bisogna viversi tutto, e se hai la fortuna di avere vicino a te il bello, diciamo, te lo devi vivere, anche perché c'è una fila infinita di persone che vorrebbero. E dipende anche da quello che vuoi tu. Ah, certo, sicuramente. Perché tanto cioè, di belle, come dici tu, che magari non ballano, te le trovi anche davanti al, su una giornata te ne trovi 100. Però dipende realmente da belle, quello che... Belle con la B maiuscola? Vabbè, 100 no, dai. Però te ne trovi durante, Marco, di una giornata. Però dipende anche da quello che vuoi tu. Cioè... Sì, no, però io penso che la domanda era...
sai che questa ragazza è molto bella, allora potrebbe farti star male. La sua domanda penso era più che altro questa. Quindi ci metti un po' di razionalità per tutelarti, diciamo, no? Io secondo me non c'ha senso la propria tutela, insomma, io, tra di vivere, basta. Qualche anno fa ho letto un libro di Fabio Volo che si chiama Il giorno in più. Me ne parlavi, sì. E c'è una frase, sempre sulle donne, molto giusta. Aspetta che la scrivo su Facebook. il décolleté di una donna è come un incidente stradale, ti giri sempre a guardarlo. Vabbè, è normale, anche l'occhio vuole la sua parte. Posso? Complimenti. L'occhio vuole la sua parte, è normale che di fronte a una bellezza è normale che tutti vorrebbero, no, magari stare al suo fianco o magari starci vicino. Poi comunque la cosa importante è essere se stessi. Certo. E poi se hai catturato l'attenzione di una ragazza bella, della bellezza, vuol dire che non devi cambiare quello che sei, insomma, se l'hai catturata vuol dire continuare ad essere, certo, portare avanti la tua linea, insomma, quello che sei. Poi come va? È bella la discrezione femminile, però. Sì, tantissimo, mi attrae da morire. Sì, Mi attrae tantissimo, veramente. Non dico, vabbè, uso impaurire, ma non è il termine esatto, ma me ne vengono altri. Le ragazze che sono troppo espansive nei miei confronti mi mettono un po' in soggezione, mi piace comunque molto la scoperta, non mi piace la banalità, mi piace che devo darmi da fare per conquistare un qualcosa, le cose semplici non mi piacciono, quindi di conseguenza mi piace non conoscere tutto subito. L'adoro la descrizione sulle donne. Anch'io. Ci sono un po' capovolti i ruoli? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente. Vabbè, io non sono mai stato un grandissimo cacciatore, diciamo. Mm-hmm. Però... Ti ho detto che ieri sera... No, però è vero. Cantando al mio specchio, cantando mi pettino, ride del mio occhio, il diavolo peccatore. Il diavolo è nei dettagli, secondo voi? Il diavolo? È nei dettagli. La domanda. Ma io credo che... Ci sono dei dettagli. Il diavolo può molto voler dire il sesso. Quindi la percezione sessuale che una ragazza può trasmettere. E quindi il dettaglio. Vabbè, quindi dice anche la perversione, se vogliamo. Anche la perversione. Vabbè, io credo che la perversione in un rapporto. Anche la perversione. In un rapporto sessuale. Si può dire sessuale? Certo. In un rapporto sessuale, la perversione non è l'atto in sé, è il rapporto sessuale. Credo che la perversione è data dall'odore, dai sapori, dallo sfiorarsi, dal toccare. Il rapporto sessuale è la parte animalesca che c'è in noi, perché comunque. Però io credo che ciò che ci distingue appunto gli animali è qualcos'altro. Appunto il contatto della pelle, appunto l'odore, i sapori, sono queste le cose veramente che per me hanno un ruolo fondamentale in un rapporto. Beh, anche per me. Per me dentro ognuno di noi c'è un piccolo diavolo che poi va a seconda della persona stessa, sì, quanto può venire fuori. Però penso che in ognuno di noi, sia maschi che femmine, c'è un piccolo diavolo dentro. Sì. Assolutamente. Solo che non tutti riescono, hanno il coraggio di tirarlo fuori. Tu che stai schiacciando i coraggi. È ancora verde, già dito. Ok, vai. E se poi, detto tra noi, tra la telecamera, se le donne fossero angeli, non so quanto quanto ci piacerebbero. Sì. Devono essere tutti e due, dai. Da, devono è bello essere anche tutti e due, certo. In alcuni momenti, certo, la dolcezza è fondamentale. Che parole attribuite a finte more o finte bionde? Dato che stiamo parlando di un colore e di un altro colore, siete impersonificati due colori. Certo. Che pensate delle finte bionde o delle finte more? Vabbè, io sono per le cose più naturali possibili. Mi piacciono le ragazze acqua e sapone la mattina, struccate, quindi immagina cosa posso pensare. Sicuramente non giudico, nel senso, se una ragazza si sente più a suo agio, riesce ad esprimersi meglio, a sentirsi meglio con se stessa e quindi nella società,
magari bionda inizialmente si fa bionda, se è mora inizialmente si fa bionda, non credo sia, insomma, per me non gioca un ruolo così importante, insomma, via. Però sicuramente mi piacciono le ragazze acqua e sapone, appunto. Cioè il test è la mattina appena alzare, insomma. Sai, come la canzone di Jovanotti, vai a dormire con una, ti risvegli la mattina, non la riconosci, non mi ricordo il testo. Sì, però gente, il senso della è quello, notte, gente della notte, una roba, sì, del genere. È bello secondo voi che comunque si crea una miscela di colori tra un uomo e una donna quando nasce un figlio? Il fatto che si crea proprio... Ma tu sai, adesso ti dico la mia, sì, che ti sembra, ti faccio ridere, no? A me sai come mi piacerebbe avere un bambino? Te l'ho detto, sì. Io vorrei fare un bambino con una nera. Vedi? Io guardo. Cioè, per farti capire, no? Uno ti ride, no? Anch'io. Però a me, cioè, a me il bambino nero, cioè nero, nel senso mulatto, sì, è fantastico. Sì. Anche a me mi fa morire, giuro, veramente. Quindi, cioè, cosa che secondo me non accadrebbe, cioè, mai. Però, secondo dire me... Mai, dai, anzi. Vabbè, però... Cioè, se ti devo dire la mia, a me piacerebbe proprio avere un bambino. Anche tantissimo. Mulatto. Mi piacerebbe comunque fare figli? Sì. Non lo so. Non so rispondere. Io sì, perché comunque a me... Allora, guarda, ti dico, a me una delle cose che a cui adoro sono i bambini e gli animali. Io questi... Cioè, cose che gli amici miei ci prendono in giro, magari quando vedo un cane piccolo per strada, cioè io perdo la testa. No, però un cane è un conto. No, vabbè, per dire, cioè, nei bambini o nei o i cani, certo, sono le cose che mi attirano tantissimo. Quindi vabbè, ci penso magari, ma non adesso, però magari in un futuro ci penso avere un bambino. Hai animali? Ma c'ho un coniglio che ho preso da 2 settimane, lo do alla mia... Si chiama? Schizzo. Salutiamo Schizzo, anche ciao, se Schizzo. Non ci guarda, ciao Giulio, ciao. No, però però non è un animale che fa per me, perché comunque io, a me piace il cane tra virgolette, perché comunque è un, parlando proprio di quello, è come fosse un figlio, no? Perché comunque per me un cane è come è come un bambino, perché comunque tanti magari prendono dei cani giusto per avere un animale o per fare una compagnia, però per me, cioè, un cane è come un bambino, cioè va data giusta attenzione anche a loro, quindi... Vabbè, io ti ho detto non lo so, non per sembrare chissà che, però dico non lo so perché... Ora non lo sai. Finché, no, sono convinto su una cosa, che potrò pensare di avere un figlio dal momento in cui potrò dargli praticamente tutto. Sotto questo aspetto... Vengo quando ne parlo con altri, con i miei amici, anche in famiglia, vengo sempre puntualmente criticato, perché appunto si pensa che l'importante è dare ai figli amore, tutto quello che appunto c'è da dare a un figlio. E quello io lo do per scontato, quindi per me ci deve essere qualcos'altro. Insomma, voglio potergli dare qualunque tipo, ogni cosa, sia materiale che non, poter soddisfare il suo desiderio, quindi... Lo deciderò di avere un figlio nel momento in cui veramente potrò esaudire questi desideri, insomma, altrimenti no. Sei sensibile e ti dicono che sei depresso. Sei triste e ti dicono che sei noioso. Sei felice e ti dicono che sei superficiale. Sei arrabbiato e ti dicono che sei esagerato. La gente è veramente troppo confusa. Il mio divano dà molto più soddisfazioni. Marilyn Monroe. Questo è l'ultimo pensiero con cui chiudo questo bellissimo momento che ho passato con voi. Abbiamo raggiunto i 30 minuti abbondanti di registrazione. Io vi ringrazio tantissimo, Stefano Carbotti, Andrea. Grazie, grazie a te, Gio. Spero che siate stati bene. È volato. È stato un grande piacere per me. E ricordo a tutti il canale youtube.com/ThePourParlé. E viva le donne, sempre e comunque, massimo rispetto alla vita delle donne. Ciao! Ciao! Ciao.